Ma perché i bambini, scusi Fusaro, perché lei usa queste parole mentre i bambini... Aspetta che mi hanno suonato al campanello intanto della mia stanza sontuosa, questo sì, dell'attico, Patrizio. Il sontuoso attico teutonico del turbo parenzo. Ecco, io voglio dire una cosa. Shampoo and body? Yes. Che cosa? Thank you very much. Thank you very much. Mamma bye, mia, bye. Che lusso. Questo grazie. È lusso vero. Questo è lusso hanno vero. Portato... Cosa hanno portato? Vabbè, qui non si sente più un cazzo. Fusaro, no, hanno portato delle creme, degli shampoo, perché è usanza di questo albergo venire due o tre volte a chiedere se le persone hanno bisogno di qualcosa, ti portano sempre gli asciugamani. Ogni tre ore vengono, ti rifanno la stanza e poi questo significa da noi a Patrizia, il esatto. Turbo parento. Bravo. Questo significa veramente essere radical chic. Questo è il radical chicismo al massimo livello, farsi servire addirittura le creme, gli shampoo 4-5 volte questa al giorno in un albergo di Berlino. Ha capito Fusaro con chi abbiamo a che fare? Sì. Questa è la nuova moda del comunismo di Cortina d'Ampezzo, se vogliamo definirlo bravo, così, di coloro bravo. I quali hanno obbliato le sorti della classe lavoratrice sì, pensano sì. Unicamente al godimento individuale, liberal libertario, privo di ogni responsabilità verso il resto del mondo. Questo sì. È il destino tragico delle sinistre che hanno tradito Marx e Gramsci bravo, per aderire bravo. Vocazionalmente a una sorta di mondialismo fintamente ecumenico e sì. Multicolore, ma che in realtà impone a tutti i popoli del pianeta sì. Il nuovo razzismo classista della società di mercato. Cioè, per esempio, questo cameriere suo esatto, a portarmi le cose, esatto. Gli ho detto scusi, lei vuole 5 euro lo Hegel? Mi ha sputato in faccia quando gli ho dato lo Hegel in mano, ha voluto i 5 euro, infatti gli ho dato i 5 guardi, euro. Io, scusi. Si metta nei panni, problema... filosofo, scusi, si metta nei panni di quel povero, diciamo, cameriere che è costretto 4-5 volte a portare lo shampoo e le creme Shea Parenzo. Cioè, capisce qual è la allora, storia, fa per no? Tutti. Lo fa per tutti. Filosofo, io mi pongo nell'ottica di questo cameriere e sono massimamente solidale bravo, con lui bravo, sì. Perché sì, diciamolo apertamente la mondializzazione è questo modello deportare esatto. Camerieri modello? A basso costo sì. Dall'Africa ma che basso magari costo? Bravo, bravo. Ma è pagatissimo. A costi più bassi ciò che, che i lavoratori ma è pagatissimo con i in Germania sociali, sto cameriere le ma cosa dice? A prezzi più alti questo è il segreto della mondializzazione che il turbo parenzo ha sposato in tondo ma è pagatissimo una... questo cameriere la chiamano tedesco. Globalizzazione io la chiamo globalizzazione cioè bravo, una riduzione bravo. Della cioè, popolazione mondiale bravo. A condizioni neoschiavili esatto per questo filosofo. Il classismo ma oggi domina neoschiavili? Più che mai in albergo filosofo, un contratto filosofo adesso ci ricolleghiamo con lei filosofo però la cosa è incredibile dovrebbe vedere lei il disprezzo con cui il signor Parenzo David, prima di Vanni avete sentito uno spot di Fratelli d'Italia con la voce della Meloni? Ma una cosa vergognosa. Vergognosa. E che ci sarà di così vergognoso? Tutta. Dai, su. È uno spot da denuncia quello e te lo dico dai, dal su. Mio attico Patrizio a Berlino. Ma lo dici con l'accappatoio mentre stai andando alla spa sì. A Berlino? Nel sono tuo albergo stato, mi hanno mandato delle reato. Foto. Mi hanno mandato pure le foto che diffonderò in tutto il ma globo terracqueo. Ma quello non è un crimine, no, perché c'è il nome della albergo e sembra una marchetta e quindi non è un crimine, io sto proprio vicino alla porta di Brandeburgo, ma voglio dirti dai, io sono su. Stato in questi giorni nel bellissimo museo Pergamon di ma Berlino, perché dici un posto lo spot straordinario. Della Meloni? Non capisco perché lo spot della Meloni secondo te è una vergogna. Te lo spiego perché, lo spot della Meloni è da denuncia, perché ha tutto lo stereotipo classico dell'antisemitismo, del mercati di Soros cattivo e siccome è ambientato alla fine della prima guerra mondiale mancano solo gli anni 20, cioè la cosa pazzesca, la cosa dai, pazzesca uno di quello spot come un altro, dai su. No. Ma quelli fanno la battaglia la contro l'immigrazione di quella roba lì. E qual è la conseguenza? Avanti che no, prendiamo la le conseguenza armi, è quella roba lì. Che la gente chi? Si arma e dice sporco negro di merda, vaffanculo e picchia no, i negri per strada. No, la conseguenza è quella dai. Di dire ma se siamo davvero alla fine della prima guerra mondiale, dopo ci sarà semplicemente il fascismo che ci riscatterà perché quello è no, il senso di quello spot. Vero, guardalo. No, io ti prego di guardarlo e di giudicarlo. No, non sono molto serio ora. Guardalo bene, guardate. Da denuncia. Beh, è una cosa incredibile. Staccati un attimo da quel microfono, se si sente. È una cosa pazzesca. Vi invito ad andare a vedere il museo Pergamon di Berlino. Vabbè, chi se ne frega del museo Pergamon? Io vado all'Artemisa Mignotte, dai. Il 4 novembre 2018, a 100 anni dalla vittoria, annunciamo la nostra riscossa. Oggi come ieri non passa lo straniero. Allora,
in collegamento il filosofo della Zanzara, grande, come dire, sostenitore del sovranismo. Anche lei vede in questo spot della Meloni una vergogna, caro Fusaro? Ma dunque, se dovessi individuare un momento di gloria sovrana democratica, non lo individuerei massimamente in quel momento lì, lo individuerei magari nel momento della Costituente, lo individuerei magari nel momento in cui il Partito Comunista Togliattiano respingeva la NATO e respingeva anche in prospettiva ogni Unione Europea, perché di questo si parlava. Forse quello è il momento di massima gloria che abbiamo avuto prima di diventare una colonia degli Stati Uniti e poi di Bruxelles. E tuttavia condivido essenzialmente l'esigenza di un riscatto nazionale popolare che possibilmente eviti di passare dalle armi. Ecco. Scusi, filosofo, io non ho ancora... Completiamo il discorso su Halloween. Io devo capire perché a lei non sta bene che i bambini festeggino con tutto quello che sappiamo, con la zucca, eccetera, e la strega, Halloween. Perché? Che male c'è? Qual è il problema? Si tratta di una centrifugazione identitaria che sottopone i nostri bambini, anziché a un'educazione centrata sui valori radicanti della nostra civiltà, Omero, Dante... le grandi feste della nostra tradizione cristiana, allora greca, illuministica. Invece noi ci consegniamo a queste feste apolidi no border, la festa della zucca, segnatamente della zucca vuota che ci sta in qualche modo creando su misura la globalizzazione cosmopolitica. È una festa che sradica i nostri giovani e li ortopedizza in senso consumista, nichilista e liberal libertario. Le ortopedizza in senso mentale, naturalmente, non in senso fisico. Ma che vuol dire ortopedizza? Che vuol dire? Ortopedizzare significa essenzialmente imporre una postura no border, sans frontier, cosmopolitica, apolide. Scegliete voi il lemma che più si confà. Scusi, lei pensa che ci siano... Raddrizzare il cervello di Fusaro è come raddrizzare le gambe ai cani, proprio impossibile. Direi lo stesso che con Parenzo, però anziché raddrizzare userei il verbo trovare il cervello. Del turbo Parenzo, assai arduo, ma ci potrebbe essere la ricerca aristotelica delle cause. Scusi, filosofo, lei pensa che ci siano dei mandanti morali nell'uccisione della signora Desiree? Filosofo lo chiama. Della Desiree, della ragazza di Roma, dovuto a quel dramma di San Lorenzo. Lei pensa che ci sia una tragedia? È una tragedia. Bisogna andare molto cauti in questi casi, senza criminalizzare intere comunità, senza criminalizzare esistono dei mandanti morali, questo voglio dire, cioè l'invasione, gli immigrati che arrivano, no? Non bisogna mai generalizzare, direi, a maggior ragione. Dico però una cosa, quello sì, diciamolo, che c'è un atteggiamento troppo lasco rispetto alle droghe storicamente in Occidente. Si vuole una legge che tuteli i cittadini italiani e che con pene draconiane sanzioni chi viola la legge. In questo caso è inammissibile quello che è capitato e non è una forma ovviamente di razzismo. Lei non è a favore della legalizzazione della droga leggera, per esempio? No, assolutamente no. Uno Stato etico non può riconoscere Mamma mia, io sto male. Quando uno parla di Stato etico sto male. Hitler parlava di Stato etico, anche Mussolini e Hitler. I comunisti lo volevano fare. Allora, filosofo, io chiuderei con una cosa. È confermata, adesso c'è stata grande polemica. Lo Stato che decise cose buone, cose cattive. C'è stata grande polemica nei giorni scorsi per questa intervista che la sua fidanzata ha rilasciato qui alla Zanzara. No, io volevo però sapere una cosa. Innanzitutto possiamo dire che quell'intervista non fu concordata. Questo lo possiamo dire chiaramente e lei lo sa bene. Il matrimonio... un modo di baloccarsi del giornalismo, non voi, che foste ineccepibili, devo dire, sia lei, sia lo dico anche a malincuore, il turbo Parenzo fu ineccepibile. Ecco, voglio dire, il matrimonio è confermato? Che turbo? Naturalmente, diciamo che è un tema molto, molto privato, ma diciamo che è confermato. Posso dire una cosa semplicemente? Sì. È curioso come mi è venuta in mente la scena di Pasolini in Salò, quando nella Villa degli Orrori, dove si gode e basta, gli unici due che si amano veramente vengono messi a morte. È stato essenzialmente un gesto di questo tipo. L'amore messo a adesso morte non esagererei. Dalla società. Salò e le 120 giornate di Sodoma sono un capolavoro. L'ultimo film di Pierpaolo Pasolini è un capolavoro. Siamo al capolavoro. Paragonarsi, scusami, io basta stronzate. Paragonare la vicenda sessuale del signor Fusaro e della moglie a uno dei capolavori del cinema, no, come quello di Pasolini. Io ho paragonato, paragonato sedicenti giornalisti, li ho paragonati a quelli che nella Villa degli Orrori mettono a morte. Però scusi Fusaro, voglio da lei parole chiare, ovviamente, perché il popolo della Zanzara è in grande attesa, in grande fermento. Cioè, me l'hanno chiesto in tantissimi. Il matrimonio è confermato, sì o no?
è confermato. Benissimo. Assolutamente. Ed dunque, è un gesto primavera. Con ci i sarà miei un ricevimento. Libri, perché il mio ultimo libro si chiama Elogio dell'amore e della famiglia. Benissimo. Quindi è tutto. Ma ci confermato. Sarà salmone? Il salmone ci sarà? Ci titilleremo con un po' di salmone? Salvini. No, ho capito, ci sarà salmone, Salvini. Salmone. Salmone, sì, salmone. Ci sarà del salmone. Perché a me piace andare controcorrente, quindi il salmone è l'emblema di chi va ostinato contro. No, però è norvegese. Che attento, segue che è norvegese. I del politicamente corretto. Vorrebbe evitare. Non è autoctono. Vorrebbe... È norvegese. Salmoni di Naviglio salmone. Per l'occasione. Troveremo salmoni dunque di Naviglio. Sono topi, conferma che sarà sono dei topi. Conferma che sarà un matrimonio con cibo tutto nostrano, tutto, cioè, tutto italico, molto, molto tradizionale, diciamo. No? Sì, ma non perché aborriamo le tradizioni altrui, ci mancherebbe, ma semplicemente perché amiamo il cibo italiano. Benissimo. Io però un'altra cosa. Lei, dato che ha molto a cuore la patria, ci pensa ai figli, per esempio, per la patria? Patria, naturalmente, è una cosa molto importante. Guardi, non ho ancora pensato a questa eventualità, devo dirle. Lo vorrebbe un figlio, insomma, no? Io ho visto la sua fidanzata, l'ho incontrata, abbiamo fatto anche una foto insieme, una bellissima ragazza, devo dire la verità. Complimenti, signor filosofo, anche lei è un bel ragazzetto. Grazie, dunque, grazie. Dunque, la signora Pepa, devo dire che, insomma, dice la sua, no? Dice la sua. Sarete invitati comunque, cari amici. Ah, bene, molto anche questo. Il suo Parenzo, lì si parrà la sua nobilitate nel dono. Apparecchierà per l'occasione. Ecco, ma secondo lei, dato che la notizia è stata un po' travisata, no? Non regalo, comunque, non caso, regalo nulla, se io regalo un libro. Un po', ecco, non hanno capito che era uno scherzo, l'hanno trasformato in una notizia nazionale che rivela in qualche modo la chiacchiera, però per è dirla una... con Heidegger, in cui si muove certo giornalismo. Però vorrei capire una cosa, secondo lei comunque la verginità è una virtù o no? Io non mi permetto di giudicare i gusti in generale per chi crede in questa usanza e la rispetta, cioè bisognerebbe arrivare a matrimonio vergini, secondo lei? Dico un'altra cosa, dico che è sconvolgente non tanto che ci sia qualcuno che valorizza la verginità, ma il modo in cui la società dileggia, schernisce, financo umilia la chi fa quella scelta. Questo è un tema importante, credo. Una società che vuole tutto e subito, il godimento senza differimenti nell'immediatezza dell'hic et nunc, che senza prospettiva, perché il godimento è il tema del mio libro. Però mi conferma che lei e la sua fidanzata all'amore l'avete fatto, diciamo la verità. Questo lo possiamo dire. No, vabbè, lo lasciamo in sospeso nelle iperuraniche verità di cui in realtà non importa nulla a nessuno, possiamo dire. Secondo me se l'ha fatto la moglie, la compagna non se ne è neanche accorta. Adesso questo è offensivo. Ma non confonda le sue prestazioni con quelle altrui, caro Turbo Parenzo. Del resto Turbo Parenzo, questa rapidità, questa celerità evocata rimanda pur. Ma l'avete mai visto? L'avete mai visto un film porno insieme, lei e la sua fidanzata? Ma niente affatto. Guardiamo film classici, Pasolini, guardiamo i grandi classici della letteratura. Ma ogni tanto un film porno, uno YouPorn, un qualcosa, sì, caro filosofo, su. Ma guardi, le dico la verità, è talmente pornografica la società di cui siamo abitatori che non c'è bisogno. Che in qualche modo non v'è bisogno, perché è una sorta di oscena pornografia permanente vero, a reti unificate, vero, che in qualche modo infama le donne che scelgono di coprirsi e denuncia quelle stasera? Che si scoprono. Dove va questa a cena farò stasera? Una cena casalinga base italiana qui nelle distese sabaude, nelle ubertose terre sabaude, le specialità delle terre sabaude che consiglio tutto a tutti. Scrocco, andrò come a al cena solito. Al benissimo. Ristorante Il Centro di Priocca, che è il migliore. Ecco la Marchetta. No, è un elogio. Lei vuole invitare Salvini. Che so, magari avrebbe piacere che Salvini venisse al suo matrimonio. Al suo matrimonio. No, ma al suo matrimonio vorrebbe invitare Salvini. Le farebbe piacere. No, il matrimonio è una questione, diciamo, non politica, non politica. Inviterò amici. Io vengo sicuro. Anche Parenzo, tengo alla sua presenza. Ti abbraccio. Un caro saluto da Diego Fusaro a tutti. Ciao.